Maurizio Tassi. Allora, mister in gabbia oggi è il titolo che darei a questa intervista, è una squadra di leoni, perché oggi un San Colombano veramente strepitoso, con la seconda in classifica, io forse un po' un pizzico di fortuna forse. Sì, però l'hai detta giusta, ho dei ragazzi che sono dei leoni, oggi hanno fatto veramente una prestazione maiuscola, non mi ricordo su che abbiamo concesso a loro pochissimo, però dal punto di vista del gioco loro è la migliore squadra che ho visto e quindi bisognava essere veramente bravi a contrastarli. Abbiamo sofferto i primi 20 minuti del secondo tempo, poi invece siamo usciti noi e potevamo anche, anzi, abbiamo avuto una grossa palla gol con Squintani dove Spadavecchi ha fatto un capolavoro e poi c'è quell'episodio del rigore che si poteva ma dall'alto si poteva fischiare, poi c'è stato l'altro episodio della palla di Ingribelli a Cospito con un fuorigioco che vederlo da fuori sembrava non sembrava fuori gioco, però poi comunque il direttore di gara in un campo pesante, difficile, ha arbitrato anche molto bene. Sì, sono d'accordo con te, sempre sull'azione. Anche lì, sull'episodio del rigore, era vicino e non so, forse non se la sentite di fischiarlo, però al di là di quello c'è la grande prestazione del San Colombano e sono veramente contento. Infatti, come ti dicevo prima, io ho visto solo un piccolo calo dalla ripresa, un quarto d'ora poi... Nel secondo tempo io facevo un po' fatica a dire la verità, a comunicare con la squadra. E loro si sono schiacciati troppo, cioè noi ci siamo schiacciati un po' troppo e li aspettavamo. Loro se li aspetti è una squadra che sul gioco la sa manovrare, la sa far girare bene. E allora poi ho dato indicazioni al mio vice di alzare la squadra, di andarli a prendere più alti, l'abbiamo fatto e abbiamo costruito anche delle opportunità importanti. Ma niente, cosa devo dire? Un punto importante, mister Tassi. Sì, no, ma noi dobbiamo proseguire sul nostro cammino, questa è la nostra strada, abbiamo perso solo 4 partite, credo che dopo Pavia ci sono comunque, non posso neanche dire niente oggi agli attaccanti, ha giocato Albertini in condizioni non buone, poi ho dovuto sostituirlo all'inizio del secondo tempo, però Ingribelli ha fatto una gran partita, lo stesso Squintani, è chiaro che gli è capitata lui la grossa palla gol, però bisogna anche ricordare che il giocatore ha fatto chilometri, non so quanti chilometri possa aver fatto. Penso tanti. Devo fare veramente i complimenti a tutti, però visto che è uno dei più giovani, visto che è un banino doc, Giovanni Azzaro, sì. Grande partita. Sì, ha fatto una grandissima partita. Io anche qualche merito lo darei anche a Drago, se era proprio... Sì, questi sono ragazzi che hanno spirito, hanno voglia di giocare. Cuore, io ho visto tanto cuore e tanta grinta. Sono buttati su tutti i palloni, coordinati poi da Milani, che comunque... Anche Milani, dire, sì, noi lo esatto. Chiamiamo giocatore esperto, però poi Milani c'ha 23 anni, è un po' un leader lì in mezzo. No, sono contento perché se la squadra gioca così... Anche io, mister. Ti faccio i complimenti. Adesso abbiamo un turno di riposo, ci va anche bene, così almeno tu dalla prossima sei di nuovo nella tua panchina. Ripetiamo un po' perché abbiamo avuto qualche infortunio con Albertini, speriamo non sia nulla di grave. Aspettiamo il referto. Però della... va bene, questo è un riposo che ci fa bene, fa bene. Tiriamo un po' i fiati. Grazie Maurizio Tassi, ci sentiamo presto, grazie.